Sono scappato, non è che sono scappato, io ho fatto, quando ho mandato a fanculo la destra, io sono andato a un comizio dove il primo che parlava del comizio era La Russa, Ignazio La Russa. Io sono molto conosciuto a Milano per quanto riguarda la destra e tutto quanto. Io sono uno dei più temuti a Milano, senza aver mai forse dovuto dare una sberla a nessuno. E ho impostato questo mio timore, era impostato dalla mia modo di fare. Quando ho visto questo accanimento della destra, dell'ultradestra di cui facevo parte io facevo parte di Forza Nuova, facevo parte di quella destra, del Fronte della Gioventù, io ero il 2, il 3 del Fronte della Gioventù, ma avevo un fratello omosessuale, dolcissimo, non un fratello, una persona meravigliosa, lui e i suoi amici. Io, quando mi sono accorto di questo accanimento contro l'omosessualità, questo accanimento di gente che cazzo non aspettava altro che picchiare un omosessuale, quando poi invece prima di andare a casa dalla sua moglie andava a farsi fare la pompa dal travestito, questo lo sto dicendo a te, ma l'ho detto in un comizio, io ero sul palco e ho detto: a me fate cagare, io con oggi esco da tutto quello che è il movimento di destra. No Andrea, non puoi, no Andrea, non puoi. No, io posso, gli ho detto. Primo, perché posso fare quel cazzo che voglio. Secondo, perché se qualcuno ha qualcosa in contrario, io sono qua davanti. Venite con me, venite qua su e litigate con me. E dalla platea, no, con te non litighiamo, no, con te non possiamo permettercelo. Va bene, allora non mi cagate il cazzo. Io da oggi esco dal movimento. Per me, voi che volete picchiare gli omosessuali e poi vi fate fare il pompino dal travestito prima di andare a casa da vostra moglie, per me siete solo delle semplici merda. Grazie. E questo è fatto. E questo è andato così. Basta, direi. Come, che non devo dire più niente. Avevi un soprannome, ti chiamavano in qualche modo? Il Taino. Eh? Il Taino. Il Taino. Il Taino. Io mi chiamo Andrea Taino. E il mio cognome Taino, io ero il Taino, oppure per altri ero l'Elu, che in milanese vuol dire è lui. L'Elu, l'Elu. Io ero chiamato così. Quindi ti sei allontanato. E adesso dove ti collochi politicamente? Cioè, non mi colloco politicamente. Sei anarchico. Non mi colloco politicamente. Non voto più da tanti anni, non me ne frega più un cazzo di votare, mi fa schifo la sinistra, perché mi fa schifo, ma mi fa schifo altrettanto anche la destra. Non mi ritrovo in Salvini, non mi ritrovo nella Meloni, non mi ritrovo ovviamente in tutta l'altra parte sinistra. Purtroppo però sono un nostalgico, se vogliamo andare avanti con la video, col filmato. Io purtroppo penso, purtroppo, non lo so se purtroppo o no, io credo che non sempre la democrazia sia una cosa buona. Vediamo adesso anche nei vaccini. Io non credo che la scelta democratica del vaccino sia una cosa buona. Io credo che il vaccino... Allora, per quello che è la mia mentalità, diciamo, comunque di destra, anche se mato a fanculo tutti perché non mi ritrovo più nella destra che è quella attuale, però io credo che quando c'è una problematica nazionale come quella dei vaccini, io credo che
che non si debba dare neanche la scelta di vaccinarsi o no. Io ti vaccino e vaffanculo. Perché? 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 Per la salute nazionale, perché, perché in questi due anni di lockdown sono falliti qualcosa come qualche milione di imprenditori. Non è possibile far fallire qualche milione di imprenditori. Quindi tu ti devi vaccinare, lo decido io, ti vaccino anche mentre dormi e vaffanculo. Lo so, è un po' duro come espressione, ma è così, è così. Io andavo in giro, io avevo Harley Davidson, allora 98 FBI in tasca, perché io ero un ex birro, no? Io ero terzo reparto Celera, quindi 98 FBI in tasca. Allora, chiudo il mio locale, prendo la mia Harley, manubrio alto, elmetto nazista, 10 punte d'acciaio, bandana teschiata fino a metà schiena, arrivo al Bogest. Bogest, dove chi faceva il Bogest era la mia più cara amica anche adesso. Arrivo, parcheggio l'Harley, e io ero senza maniche, gilet dell'Harley Davidson, 98 FB nel gilet, parcheggio la moto, arrivo all'entrata e gli faccio: guarda, devo entrare. No, non puoi entrare, ascolta, chiamami la Isa. Isa Bernasconi era la mia amica, che è quella che organizzava il gilet. Viene fuori: Andrea, certo, sì, vieni, vieni. Come scendo, mentre io sto scendendo le scale, salgono due energumeni di merda, ma grossi, sai, quelli gonfi, con mio fratello e un suo amico. Io li guardo, li fermo: dove vai? No, mi stanno portando fuori. Dietro di me un coglione, un carabiniere di leva, coglione, ragazzino di 19 anni, mi ferma e mi fa: oh, cazzo vuoi? Mi faccio: scusa, chi sei? Sono un carabiniere di leva. Mi faccio: ascolta, togliti i coglioni, se no il primo qui spezzo sei tu. Come? Seguo mio fratello, con questi butta fuori. Arriviamo fuori all'uscita, mettono mio fratello e il suo amico al muro. E arriva sto butta fuori col suo collega enorme, insomma, grossi, sai, quelli, no? Grossi. I minchioni, gonfi, sì, gonfi come delle merde, no? E li schiacciano al muro, e io, mentre io esco, e vedo loro due, che questi qui, questi energumeni, che dicono: ah, noi adesso gli spacchiamo la faccia. Ma che? Io mi metto in mezzo, mi metto davanti a mio fratello e guardo il butta fuori. E gli faccio: ascolta, gli ho detto, scimmietta, così, scimmia, che cazzo vuoi? Gli faccio: no, tu chi cazzo sei? Io sono suo fratello. Tu che cazzo vuoi? No, io l'ho visto che si faceva mezza pastiglia di ecstasy a bordo pista. Va bene, hai ragione, ha sbagliato, hai ragione. Tu sai che stai lavorando al Matmos, che è la serata più drogata di tutta Milano. Questo lo sai. Sì, ma io ho visto lui. Va bene, hai ragione. Io ho detto: guarda, io sono suo fratello. Ma tu hai ragione. Allora, aspetta un attimo. Io avevo gilet dell'Harley Davidson, apro la taschina, prendo il cellulare, chiamo io la volante, facciamo fare una perquisita a tutto il locale. Ti preoccupare? No, che cazzo fare? Vabbè, cazzo, hai detto che mio fratello è un drogato. Facciamo fare una perquisita, no? Qual è il problema? Qual è il problema? Non vedo qual è il problema. No, no, fallo scemo. Se vuoi litigare con me, no. No, io non voglio litigare con te. Non hai capito, io. Tu puoi litigare con mio fratello, potevi litigare. Vuoi litigare con me? Sì, voglio litigare con te. Ok, ora facciamo così. Tu sai dov'era il Bogest? Torre Velasca. Sì, ah, sotto, sì. Hai presente? Sì, me lo ricordo. Sì, guarda, allora lo guardo e gli faccio: ascolta, facciamo una cosa, io. Perché io mi diverto solo se ho qualcosa. Facciamo così.
sei tutto gonfio, ti vedo bello, tutto gonfio, sei bello gonfio. Sì, io se voglio ti spacco tu. Va bene, va bene. Io sono convinto che mi spacchi tu. Allora facciamo così. Ci troviamo sotto la Torre Velasca, al benzinaio. Tu e altri tre, gli ho detto. Ma altri tre, come te. Gonfi come te, gli ho detto. Oh, scemo. Cosa pensi di essere? A Rambo? A me non me ne frega un cazzo di quello che sono. Io ti aspetto al benzinaio. Tu e altri tre gonfi come te, io. Andiamo. Io vado avanti, sono 10-12 metri avanti di loro, arrivo al benzinaio, mi giro, io avevo, ero in jeans, anfibi, da Harley Davidson, gilet Harley Davidson, mi giro, arrivano loro col giubbotto, col bomber, si tolgono il giubbotto, tutti gonfi, no? Dai, allora, scemo di merda, e adesso cosa fai? Cosa faccio? Semplice, apro il gilet della Devi, 98 F2, scarrello, io ho 16 colpi, voi siete in 4, coglioni, quindi cosa facciamo? Cosa voglio? Cosa facciamo? No, così non vale. Ah, così non vale? Invece se volevate picchiare mio fratello Frocio andava bene? Invece così non vale? No, non avete capito. Faccia per terra. Chiamo gli sbirri. Faccia. Schiaffoni sulla testa. Coglioni. Andate a fare in culo. Ho chiamato mio fratello e i suoi amici. Venite qua. Mentre questi erano per terra, con la faccia per terra, sull'asfalto. Chiedete scusa. Chiedete scusa a mio fratello. No! Fin. Schiaffone. Sacco di merda. Chiedi scusa a mio fratello. Porco Dio, chiedigli scusa. Che madonna. E io sono così. Pronto? No, ma li divido, sennò... Cioè, ritratto a lui. Sì, vediamo se mi chiamano prima. Vediamo. È un casino, è un casino. Il vecchio le campane? La fine della mia famiglia con la madre delle mie, dei miei figli è stata la più grossa delusione della mia vita, è stata tanta roba. E... Vabbè. Non c'è una storia familiare. No, è stata tanta roba. Perché litigasti con tuo padre? Perché mio padre andava a puttana, perché mio padre aveva, ogni sera aveva il tavolo al Depenta, aveva il tavolo al Charlie Mann. Il miglior amico di mio padre era Tex Willer, Giorgio Bonelli era il miglior amico di mio padre, avevano il pedatere insieme. Io ai miei 18 anni ho fatto la festa al Nepenta, ho fatto la festa con mio padre. Sei divertito tuo padre. Sì, però io l'ho preso a pugni. Io a 15 anni l'ho massacrato di pugni fuori dal pianerottolo di casa. Diciamo che hai esagerato un po'. No, lui ha esagerato. Quando lui ha preso a sberle mia madre, quando ho sentito mia madre piangere, io sono arrivato. Mio fratello Frocio, poverino, cioè non poverino, non so, non poteva prendersi in carico questa cosa. Io invece sono uscito da casa, da camera, sono arrivato sul pianerottolo e quando ho visto mia madre piangere perché ha preso due sberle di mio padre, gli ho dato 6 o 7 pugni in bocca, Dio cane, l'ho buttato nell'ascensore e gli ho detto: togliti dal cazzo, gli ho detto non tornare più finché non dici ti amo a mia madre, perché se torni io ti massacro ancora.
Io però, è vero, avevo la facilità di essere cintura nera di karate, ero tanta roba, io a 15 anni facevo le cariche con i napoletani di 40, porco Dio, allo stadio e menavo di brutto. Quindi con mio padre, non dico che era facile, non era difficile perché era mio padre, ma per quanto riguarda l'azione fisica era quasi facile, capito? Perché menare 10 fedain o menare mio padre era più facile. Mio padre mi ha menato a cinghiate, tenevo 25 anni, no, 6 anni, mi ha menato a cinghiate. No, a me non ce l'ha mai fatto. Io però eppure gli vuoi bene a tuo padre, dì la verità, gli vuoi bene. Mio padre purtroppo è morto. Allora, io ho perso mio padre il 30 marzo dell'anno, di quest'anno. Mio padre avrebbe compiuto 80 anni il 31. Io non solo voglio bene a mio padre, io non lo so, non so neanche come dirlo. Io ho tutto, io adesso in questi 30 giorni che sono stato a mia madre, a casa di mia madre, in Toscana, perché lei mi accudiva, io ho una stronzata, ho preso il rasoio di mio padre, ma sì, non perché avesse un ballo, cioè sì. Perché avevo il rasoio di mio padre. Ne capisco che io ho perso mio padre da poco. Non lo so, capisci? Io ho aperto l'armadio, io dormivo in un letto, in una camera, in casa di mia madre, io dormivo in questo letto e di fronte a me io aprivo l'armadio e avevo la cassetta dove c'erano dentro le tessere di mio padre, cioè come si chiamano? Avevo le ceneri di mio padre, capito? Quindi io così, quando nessuno mi vedeva, aprivo questo cazzo di armadio, prendevo queste cazzo di cenere di mio padre e piangevo, cioè non lo so ragazzi, io No, so. È inutile che stiamo qui a parlare di tante cose. Io penso mio padre. Per me mio papà. Nonostante non per me messo... mio papà per me è il Santo Graal. No, è il Santo Graal, capisci? Cioè mio papà a 19 anni, quando ha sposato mia madre, è venuto a Milano e mio papà con la bicicletta e con un secchio sul manubrio e con un tergi per lavare i vetri, mio papà ha fatto un'azienda da 390 dipendenti. Cioè, di cosa stiamo parlando? Io non potrò mai essere, capito, realizzato, perché ho di fronte un rapporto che è troppo gigante, è troppo gigante per me, capisci? Quindi cosa posso fare? Non posso fare niente. Anche anni che posso solo comportarmi da una. Io mi sento una persona meravigliosa, io mi sento una persona che non farebbe male a nessuno, io mi sento una persona per il mio lavoro, per qualsiasi lavoro io voglia fare, io mi sento una persona che se tu hai un problema vieni da me e io ti aiuto anche, non solo non ti metto in cattive condizioni, io ti aiuto. Perché io sono così, io ho su un braccio, qui non lo vedi, o forse lo vedi, io su questo braccio ho The Punisher. The Punisher è chi è? The Punisher chi è? The Punisher è colui che combatte con tutti quelli che fanno del male alle persone buone. Io, non dico tanto, un mese e mezzo fa, a dicembre, io qui avanti al negozietto dei cingalesi dove ti danno la tenenza a 2 euro, io una sera sono arrivato lì e ho visto 3 belle ragazze italiane. A un certo punto sono arrivati 4 slavi e hanno cominciato puttane di merda ce la date, puttane di merda spogliatevi.
io siccome ero lì, e purtroppo io ho un limite. Io ho un limite. Sono cinturone di karate, io ho un limite. Ti sei fatti i cazzi tuoi. Se rompi il cazzo a un debole, io ti spacco. Ci provo almeno. Allora, quella sera lì, gli faccio, ragazzi, avete rotto il cazzo. Che cazzo sei? Che cazzo non sei? Ti tagliamo la gola. Allora, ragazzi, le ragazze non hanno piacere. Andatevene fuori dai coglioni. I primi due hanno tolto i coltelli dalla tasca. Fla, serra mai. Io li ho guardati. Gli ho spaccato tre ginocchia e due teste. Li ho massacrati per terra. L'ultimo, purtroppo non l'ho visto, da dietro col pugno di ferro mi ha spaccato setto nasale e tutta la faccia. Non l'ho visto. Prima di cadere però ho massacrato anche lui. Quindi io sono andato in ospedale, sono uscito dopo 12 ore, tutto fratturato, ingessato, tutto quanto. Loro sono usciti dopo 4 giorni. Va bene così. Io purtroppo, con tutti i miei limiti, io non ce la farò mai a stare zitto di fronte a un sopruso verso i deboli. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Non so cosa dire. I miei figli mi hanno detto, ma papà, potevano ammazzarti? Sì, potevano ammazzarmi, ma io non ce la faccio. Io non ce la faccio, perché se riusciranno mai a ammazzare me, vuol dire che se io non mi metto in mezzo alle ragazze le avrebbero distrutte. Quindi io in questo caso io ci sono. Vuoi lottare con me? Lotta con me, non me ne frega un cazzo. Io ho iniziato a fare karate a 7 anni. A 7 anni faccio nunchaku. Non è problema. Io con due dita ti prendo nella gola e ti soffro. Se io voglio, con due dita ti soffro, ti ammazzo. Io ti ammazzo. Con due dita ti ammazzo. Non è un problema. Io ho studiato il Dimmak, che è un libro che si chiama, che Dimmak vuol dire il tocco della morte, che è un libro dei monaci Shaolin, che praticamente cos'è? È l'applicazione dell'agopuntura al contrario.